Signori, allora c'è casino qua, eh? Allora, Niente decisioni, non voglio allarmi. dobbiamo raggiungere l'uniforme. Quindi non dobbiamo uccidere nessuno. Ciao America. Non dobbiamo uccidere nessuno. Vai. Zitti tutti, eh? Troppo pericoloso saltare nel cenote. Si usa le scale. Pentite di cavalle, ma è la verità. Qua dobbiamo fare veramente piano e delicatamente. Niente uccisioni, non voglio allarmi. Signori, l'abbiamo abbattuto, eh? Ci siamo riusciti. 32 minuti per fare sta missione maledetta. Maniche coperte di 32. tatuaggi. Bene, le maniche coperte di tatuaggi. Ora finalmente iniziamo la puntata. Vi avrò tagliato un casino. L'arma è per Sì, terra, vabbè. vedo che si chiama Foster. Allora, come devo comportarmi? Come un Foster, ricorda. Boccalone. Devi credere alla tua famiglia e poter Eh lavorare. già, c'hai ragione. Dì, fratello. Non ho armi, vero? Fatti identificare dall'ufficiale. Bene, Hoyt viene a esaminare i nuovi uomini. Tutti in linea per l'ispezione. Pronti all'ispezione? A Come va? posto. Prossimo. Avanti, muoversi. Bene. Andiamo, andiamo. Passa oltre. Sei pulito? Ok, prossimo. Paradiso il cazzo. Dai. Grazie, bomber. Sì, perché credi sia qui? Un boss di nome Vass è appena stato ucciso. Ah. Il suo impero è aperto al pubblico. I suoi ragazzi fanno soldi a palate. E perché noi no? E Hoyt? Hoyt ha problemi più grandi. Eh. Ha un negozio di buffet, ma non durerà per sempre, tanto vale mangiare. Puoi dirlo forte. Diglielo, fratello. Chissà perché è proprio a noi è capitata sta roba. Bravo il doppiatore anche questo. Dai, vediamoci il discorso di Hoyt. Questa è una bugia, comunque. Mio padre, buon'anima, era un minatore. Pensa a te. Si svegliava all'alba tutti i giorni, fumava una sigaretta e se ne andava sottoterra per quel meraviglioso uomo. L'azienda era Devo sposato col suo lavoro. Dio. Io porto lo stesso rispetto a questo mio umile business e mi aspetto che tutti facciate lo stesso. Ora, Giusto. ci sono soltanto tre regole che dovete seguire. Guadagna più di me. Primo, proteggete il mio prodotto. Scopatele, ma con dolcezza. Secondo, uccidete a vista i nativi. Terzo, tutti i profitti vanno a me. Giusto. Sono un capo comprensivo. Ma se infrangete una sola regola. Un signor. Ora che lavoro. Mi butto dentro il forno come polli arrosto belli croccanti. Questa non me la ricordavo, eh. Selvaggi vogliono mandare il mio lavoro a puttane. Il Anche mio lui è lavoro. bravo, eh. Bravo doppiatore, Mostrategli che non scherziamo. eh. Mostriamoglielo. Ah, dimenticavo. Ho un'offertona per voi. Un'isola privata o chiedilo per la testa di Jason Brody. E sparano. Sono io.
Nessuno nota che mi sono buttato in acqua, eh? Nessuno ha notato che mi sono buttato in acqua. Via. Oh, i veicoli comunque, quelli acquatici qua si guidano benissimo. Anche su Metro Exodus, che non è un gioco di guida, si guidano bene, devo dire. Molto soddisfatto. Hanno fatto un bel lavoro qua. Siamo usciti. Ah, certo. Ok. È una bella idea. Mai sentito. Guarda che c'è ancora addeggiamento. Dai, che figata. Ok. Ok. Dov'è? 2000 metri, ma non scherzare. Vabbè, posso arrivarci con lo spostamento rapido? Non ci avevo mica fatto caso. Così, senza averlo mai visitato? Interessante. Ah, non ci sono le armi qua. Va bene. Mucho gusto. 187 metri. Andiamoci in macchina. 180 metri. Vuoi non consumare la batteria? Se mi vedo mi sparano. Se mi vedo mi sparano. Ciao, brother. Uccidi tre VIP e cerca delle prove. Che già. Non sono stato io. Ma sera. È un'isola di merda. E dire che ne ho visti di posti del cazzo. Cecchini. Qua non c'è nessun VIP. Devo trovarlo prima col binocolo. Giganti. Ma io faccio full. Ok. Qua non c'è nessuno. Ah, il VIP è lì. Non so manco dov'è. Adesso mi vedo uscire dal cespuglio. Oppa, di. Ancora niente. Speriamo che l'altro abbia qualcosa. Speriamo di sì. È lui. Ok. Qualcosa? Oh. Me ne vado. Per amor di Dio. Scivolo.
Vedo uno correre così, dico, ma che, ma non lo so, scusate, ho un appuntamento, arrivederci, buon lavoro. Cioè, seconda arma, il Barrett. Sono più armato di quelli armati. Lasciamo la zona, senza problemi proprio, eh. Tutte queste cose stealth a me non piacciono, io odio lo stealth a tutti gli effetti, mi piace anche su Dishonored, Sam, ho sono fatto Claire. senza stem. Ho seccato i tre tipi, Ma? ma non hai l'elenco. Ah già. Come Sì, ma ho trovato una nota. Dice che si trovano tra un paio di giorni. Sembra importante. Ah. L'elenco sarà al ritroso. Sono di nuovo felice. Nel frattempo, dovrei sistemare una cosuccia per Hoyt. Vuoi venire con me? Va bene. Ok. Quanto è lontano Sam? Sam? Vicino, vicino. Meno male che ho i trasferimenti rapidi tutti attivati, sennò diventavo scemo. Dai. Laggiù. Meno male che ho i trasferimenti rapidi, guarda. Adesso noi dobbiamo, in poche parole, aggiudicarci la fiducia di Hoyt. Non sarà facile perché prevedo bei casini, eh. A 7 metri mi fa parlare. I pirati attaccano le piantagioni di Hoyt. Hanno piazzato bombe. Noi le leviamo. Ok. Ok. Dici davvero? Questo è pazzo. Segui Sam nella zona della bomba. Sono morti tutti. Ok. Sono morti tutti. Hanno combattuto. Hoyt manderà i cani a ripulire i corpi. Va bene. I cani? Bene. Io penso alla bomba. Coprimi. Ok. C'è altro? Ma guarda te sto pazzo. Guarda te sto pazzo. Bomber, devi sbrigarti, Bomberman. Andiamo via. Devi uscire da questa casa, eh. A me la cosa comunque di Far Cry che il fuoco si espandeva così mi è sempre piaciuto. Sempre piaciuto. Devo soffiare anche il naso, tra l'altro. Scusatemi, guarda, si espande tutto, si espande dappertutto il bombe. Sam. Rincoglionito, Sam. Dai. Guarda che roba, guarda, continua a muoversi. Impressionante. Impressionante. Da dove? Subito, infatti, vi sopra la scala. Ok. Pa-pa-pam. Non ho molotov. Non ho molotov? Abbiamo creato un bel casino, va? Ho esagerato, sì. Guarda, ma che bello il fuoco così. Ma prendere. Butta.
Arrivederci. No. Mi devi dare questo. Non si dice. Non si dice. Oddio, oddio. Sam? Sam? Guarda, dove becca la terra non passa oltre. Ma guardate che è una figata, eh. Se sa che sono stato io. Se sa che sono stato io a dar fuoco a tutto. Ma dove arrivano? Perché sono sballato così? Ah, perché sono stati in mezzo alle piantagioni, vabbè. Ascoltami, eh. Vedi, vicino al fumo delle piantagioni sei sballato, vabbè. Questa è una super chicca, eh. Questa è una super chicca. Sono quasi morto. Ora sei morto lui. Qua adesso devo usare questa, vero? Dai. Tu mettiti alla torretta e io sarò molto più tranquillo. Dai. Ta-ta-ta-tan. Easy man. Dai, dai. Dai. Dov'è? L'ho preso, sì. L'ho preso tutti. Ok, quasi. Andato. Altro? Altro? Sam? Sam. Sam Vise. A posto? C'è altro? È finito i pirati rimasti? Mi serve sempre l'elenco. A proposito. Sì? Dai, facciamoci ancora la colonia mineraria. Dobbiamo fare. Faccio ancora la gola, qualche missione così ci sta. Cosa dovevo fare? La gola è a 1100 metro. Non è proprio vicino. Non è vicinissima, però ci andiamo. Tanto ho tagliato un bel po'. Ho tagliato un bel po' e quindi potrebbe dare una mano. Esplora l'isola, vai nella gola quando sei pronto. Sono pronto. C'è una macchina qua, una schifosissima macchina. No, non sia mai. Non sia mai che c'è una macchina. Neanche qua. Perché ce l'hanno con me? Qual è il problema? Ma qual è il problema loro? Mi fai salire? Via. La nord è di qua, però. Vabbè. Easy man. È ora di fotografare i cani. È ora di fotografarli, eh. Meno male che sono scappato da lì. Non ho capito perché mi hanno cercato di uccidere. Non farti vedere mentre agisci aggressivamente. Va bene.
Interrompi nel campo dove scattare l'arma. Andata. Andata. Potevo farmi gli affari miei, eh. Potevo farmi gli affari miei senza proprio passare dal via, guarda. Oppure avere un fucile da cecchino silenziato. Che forse è quasi meglio. Non ho nessun silenziatore io, vero? Come lo faccio saltare il pick up? Va bene. Vale? Non è andata come volevo, eh. Allora, piano. No, fammi. Allora, calma. È andata. È andata bene, direi anche, no? Devo andarmene su. Ho fatto una cagata. Ho fatto una cagata. Adesso devo ritornare da tutt'altra parte. Devo solo far saltare quel maledetto coso, eh. È che devo vincere la guerra. Se avessi la visuale lo potrei far esplodere col cecchino. Non ce l'ho la visuale però. Devo andare dall'altra parte. Torniamo indietro. Guarda, vi faccio vedere come si fa, brother. Guarda, eh. Guarda, eh. Guarda, eh. Faccio vedere io. Di qua non lo vedo. Di qua non lo vedo. Quindi devo andare di qua. Ah, devo invece raggiungere quel posto lì. Le palle adesso. Ho fatto già scoppiare tutto. Easy man. Un bel percorso a ostacoli, eh. Qua c'ho un gran bel percorso a ostacoli. Ok, piano piano. Piano piano. Piano piano si fa tutto. Trattore, mi ha detto. Ascolta, questo è un giro da fare. Come vado lassù?
Magari. Scusa, dove eravate prima voi? Perdonami. Ok, piano piano. Deve essere abbastanza lineare, no? Come... come tipo di percorso. Rapitore! Boom. Ok, piano piano, buono buono. Oh, adesso carichiamo. Ma basta! Ma basta! Oh! Era molto più facile del previsto, a dire il vero. Ma pensa... L'ha fatto esplodere lui, io non c'entro nulla. Via, 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 via. Non mi piace per niente, devo andarmene da qui. Come vado? Salta per fuggire. Per l'amore del Signore. Beh, 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 beh. Beh, è andata abbastanza bene, devo dire. Con la tuta l'aria è andata bene. Con la tuta l'aria è andata molto bene. Bene, neanche un coccodrillo sto beccando, eh. Neanche un maledetto coccodrillo. Oh. Uff. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ho preso l'elenco. Bene. Molto bene. Cinquecento metri. Signori, ci vediamo alla prossima puntata. Cicacion, cicacion, cicacion.